Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi vado a parlare nel dettaglio di come funzionano gli swap del mondiale e in particolare quali sono secondo me le combinazioni migliori per andare a riscattare qualcosa che ci possa tornare utile da qua fino alla fine del gioco. L'avevo fatto sommariamente anche nel video di come funzionava un po' la promo del mondiale, ma non avevo analizzato nel dettaglio tutti i giocatori, quindi lo facciamo oggi e mettetevi comodi e iniziamo subito. Innanzitutto, come si vanno a riscattare i premi degli swap mondiali? Molto semplice, bisogna accumulare i gettoni scambio mondiali, ovvero queste carte azzurrine che una volta accumulate possono essere messe nelle sfide creazioni di quelli che sono gli obiettivi che intendiamo appunto aggiungere al nostro club. Dove si vanno a prendere queste carte? Queste si vanno a racimolare in quelli che sono i traguardi. Infatti, se voi andate nel pass, nella sezione traguardi avete qui evento scambi FIFA World Cup 1 e trovate tutte queste sfide da completare per prendere questi tre gettoni. Altri si possono fare all'interno della modalità amichevoli Foot Live scambi FIFA World Cup, quindi molto semplicemente. Altri giocatori è possibile che verranno rilasciati tramite pacchetti, perché è stato detto che verranno rilasciati alcuni tramite pacchetti. Due invece sono nel pass stagionale, uno al livello 18 e uno invece al livello 5. In totale saranno 50 tra obiettivi, traguardi, pass, più ci sarà qualche bonus all'interno dei pacchetti. Una volta appunto riscattati sarà possibile andare nella sezione delle sfide creazione rosa alla voce scambi e poter andare a prendere il premio che desideriamo. Andiamo a vedere quali sono però questi premi e quali io vi consiglio di andarvi a prendere. Allora, partendo innanzitutto dal fondo, vediamo che il più basso da poter riscattare è a 2 swap, ovvero a 2 token. Ovviamente io questi giocatori qua, ovvero Ali, Talbi, Francisco Calvo, Jayan Kabarabash, Yasser Alasharani, Kaye, Rustic, Tolo, un saluto a Checco Zalone, Reggie Cannon, Joseph Faido, li skipperei perché, insomma, onestamente sono 84 di overall, non mi sembra che siano dei giocatori meritevoli di attenzione. A 3 token invece troviamo già qualcosa di più interessante, perché abbiamo un pacchetto 20 giocatori rari, 82 più, e questo potrebbe essere un'opzione per poter farmare magari non scambiabili da piazzare poi all'interno di future SBC icon o di giocatori che possono interessarvi. Però io al momento qui vi consiglio di soprassedere e poi vi dico il perché. A 4 token abbiamo Diatta, Lee Jang-sung, Moore, Takuma Asano, Berezinski, Munir El-Haddadi, Shaqiri, Valencia, Vigna, Andres Guardado. Mentre a 5 abbiamo anche Kramaric, a 6 Kostic, a 8 Christensen. E questi giocatori qua io sinceramente li bypasserei, perché vi ricordo che si tratta di giocatori che non sono dinamici, per cui non si vanno ad upgradare, la loro versione è questa e lasciano un po' il tempo che trovano. Stesso discorso per Correa. Tra quelli a 8, uno dei più interessanti potrebbe essere questo Danilo Pereira, perché è 1,88 m, un bel benianazzo, veloce. È vero che è 3-3, però è uno che è prettamente difensivo, ha 90 di velocità ed è lengthy, quindi ha quello stile di corsa buggato che sfrutta maggiormente la velocità scatto piuttosto che l'accelerazione, ha degli ottimi passaggi, grandi stats difensive, tanta forza, pecca un po' in aggressività, però lui, considerando anche quelli che sono i link interessanti che dà, visto che è portoghese del PSG, potrebbe essere un'opzione. A 8 ci sono anche Brandt e Morata, ma li bypasserei. Mentre l'ultimo giocatore che troviamo con 8 token è il buon Nathan Ake, che è 1,80 m, normale alto, 2 skill e 3 piede debole. Anche qua onestamente non mi sento di consigliarvelo, perché non è un giocatore prettamente meta, visto che parliamo di un centrale di 1,80 m che viene abbastanza sballottolato via dagli attaccanti fisici che girano quest'anno. Quindi piuttosto che buttare 8 token su questo Ake, io preferisco andare magari, se volete prendere uno di questi giocatori, su Danilo Pereira e puntare altro in difesa. A 10 token c'è questo Mason Mount, 3 skill, 4 piede debole, che onestamente lascerei stare. A 10 token invece torna molto più interessante il pacchetto 20 giocatori 84 più, che è molto meglio del pacchetto 20 82 più. Da questo anche ora
È possibile trovare carte molto interessanti perché droppa abbastanza Heroes, almeno da quello che ho visto aprire in giro e da quelli che mi hanno fatto aprire i ragazzi che passano ogni giorno in live. Quindi questo qua, perché no? E infatti penso che lo riscatterò, quella che è la mia scelta preferita di cui vi parlo più avanti. A 15 token c'è questo Eden Hazard che non consiglio. Stesso discorso per questo Coman che è a 5 di skill, sì, ma a 3 di piede debole. Più interessante sicuramente questo Fabinho, perché anche per lui abbiamo una carta lengthy, quindi con lo stile di corsa buggato, discretamente veloce, ottimi passaggi, stats difensive della Madonna, forte e anche aggressivo, quindi da mettere a centrocampo ci sta di brutto, anche se comunque le alternative in mediana sappiamo essere pressoché smisurate e 15 token sono tante. A 20 token invece abbiamo un giocatore a scelta della strada verso la gloria, ovvero il Path to Glory, quindi potremmo trovare un pick su 5 giocatori di tutti quelli che sono i rossi che si upgradano, quindi i vari Koulibaly, eccetera, eccetera. Interessante qualora siate ludopatici e vi piace il brivido del rischio, però onestamente io non lo consiglio. Invece a 20 token, già più interessante, abbiamo 3 pacchetti 2084 più, quindi se considerate che qua un 2084 più lo prendete a 10 token, questo per 3 è come se state risparmiando 10 token. E questo per farmare fodder e farmare carte speciali, anche in vista dei toti, potrebbe essere molto interessante. L'unica cosa che mi preoccupa è che da dentro questi 3 pacchetti usciranno una valanga di doppioni non scambiabili che dovete stare o a riciclare o qualcuno dovrete per forza scartarlo. A 25 token c'è anche un pick molto interessante, che è il giocatore a scelta eroe FIFA World Cup, quindi è un pick che vi permetterà di scegliere tra 4 eroi versione Marvel. 25 non è un parametro eccessivo, quindi si può pensare anche di andare a prendere. A 30 abbiamo Cafu, che è un grandissimo terzino, 4-4, veramente una bella carta, cioè questo Cafu è uno di quei giocatori che andate a mettere e probabilmente non lo togliete fine tots, perché cioè più di così che cosa volete. A 35 token c'è un giocatore icona FIFA World Cup che è tantissima roba, perché usciranno tante carte tra cui Zidane, R9, Cruyff, tra cui poter andare a pescare su 3 scelte un top. Quello che però a me fa girare la testa è a 40 token questo Patrick Vieira, perché parliamo di un giocatore che tenete fino ai tots definitivo, lo mettete lì e che se sta sul mercato questo meno di 3 milioni non costerebbe. È clamorosamente forte in fase di difesa, è aggressivo, ha un'ottima forza, ha anche dei buoni passaggi perché ha un 88 di corto e un 88 di lungo, un discreto tiro, è molto veloce, ha anche lui lo stile di corsa lengthy che è quello fortissimo quest'anno. Secondo me è un peccato lasciarsi prendere dalla ludopatia, rischiare un giocatore a scelta e non andare a prendere invece la certezza Vieira. Quindi io, come consiglio che vi do e la scelta che andrò a operare, sarà quella di prendere 40 Vieira, 10 un pacchetto 2084 più, e qualora dovessero uscire un paio di token nel mercato, nei pacchetti, andare a prendere quello che è il pacchetto 20 giocatori 82 più, perché così farmiamo tra l'84 più e l'82 più un po' di giocatori che potrebbero tornare comodi. Un'altra scelta che vi posso consigliare, qualora invece i token nel negozio siano più o meno 5 e secondo me potrebbe tranquillamente succedere, è quello di andare a prendere innanzitutto a 20 token l'84 più per 20 giocatori 3, quindi vi dà un pacchetto da 2084 più, un altro e un altro ancora, quindi sono praticamente 60 giocatori 84 più. E in più l'ho andata ad accoppiare a quello che è il player pick sulle icone della FIFA World Cup. Oppure, se siete particolarmente ludopatici, potete fare quello più il pick giocatore eroe FIFA World Cup. Però da qui dentro dovete sperare di trovare un Lucio, un Marchisio, uno Yaya Touré, un Alou Wairan. C'è anche qualche altra interessante, però i quattro fenomeni sono loro. Quindi difficile che ve lo droppi, anche se comunque i giocatori della Marvel al momento sono 21, quindi su 4 scelte c'è un quinto di possibilità di trovare uno di quelli forti forti. Toccherà vedere un po' il drop rate.
Quindi come scelta secondaria, se nel negozio mettono più o meno 5 token, pick World Cup icona più 24, 20 giocatori 84 più per 3, oppure pick eroe più 3 per 20, 84 più. Queste sono le due scelte che io consiglio e sono secondo me le migliori. Skipperei tutti quei giocatori perché hanno una marea di alternative, anche se la migliore in assoluto rimane Vieira, più token a 10, 20 giocatori 84 più e infine con due token magari bonus il 20 giocatori 82 più. Per questo video è tutto ragazzi, fatemi sapere voi quale scelta avete adocchiato e soprattutto nei commenti quale giocatore vi solleticava l'appetito di quelli lì, diciamo sui 8-15, sempre se ne avevate visto qualcuno che vi interessava. Vi ricordo in descrizione tutti i link, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Io vi auguro una buona giornata, Antonio Liberoschi. Ciao.